Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo e primissimo episodio su Life is Strange 2. Mi sembra veramente assurdo, ragazzi, che io stia pronunciando queste parole, è veramente incredibile. Il momento finalmente è arrivato, momento che stiamo aspettando tutti da mesi. Dopo aver giocato Before the Storm eravamo veramente tutti troppo curiosi di vedere che cosa ci avrebbero potuto proporre con Life is Strange 2. Me l'avete sempre chiesto in tantissimi, ragazzi, è stato anche grazie a voi che ho potuto giocare praticamente al lancio questo gioco, ragazzi, grazie alle vostre donazioni che sono state veramente fatte di cuore e non potrò mai ringraziarvi abbastanza per questo, ragazzi, perché è stato proprio grazie a voi, lo ripeto, che quest'oggi sto portando Life is Strange 2. Io, tanto per informarvi, ragazzi, sto utilizzando il joypad perché sapete benissimo che mi trovo più comoda con questo. Volevo avvisarvi, ragazzi, che ovviamente il gioco si è settato già automaticamente per quanto riguarda i valori grafici, e ha settato tutto, ragazzi, praticamente sul valore più basso. Questo sapete benissimo che dipende purtroppo dalla mia scheda video, vi chiedo scusa per questo, quindi magari non sarà al massimo della bellezza grafica, però sapete che a me poco importa di questo, l'importante è la storia. Andiamo ad iniziare una nuova partita. Sono molto molto agitata, vi dirò la verità. Perché sì, perché Life is Strange per me ha significato veramente tantissimo, ha significato provare un sacco di emozioni e quindi spero che anche questo gioco sia capace di regalarmi così tante emozioni. Questo ce l'avevamo già fatto vedere, ragazzi. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. Please, don't do anything. It's gonna be all right. On the ground. Questo ce l'avevamo già fatto vedere. Ok, da lì in avanti no, per cui tutto quello che vediamo è nuovo. Ah, ragazzi, nelle opzioni c'era la possibilità di disattivare la presenza di musica coperta da licenza, quindi probabilmente adesso non sentiamo niente per questo motivo. No, forse non c'era proprio. Fatto sta che appunto c'era questa possibilità, ragazzi, e io ovviamente l'ho attivata. Mi dispiace nell'anima, ragazzi, però non voglio che mi blocchino i video per le canzoni, ma non la monetizzazione, che mi blocchino proprio la riproduzione del video. Quindi, onde evitare questo problema, ho preferito direttamente disattivare la presenza appunto di questi brani protetti da licenza. Ok, scene di una vita normale, perlomeno fino ad adesso. Immagino che staremo per conoscere uno dei nostri protagonisti, se non entrambi. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser.
I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Ooh, la risposta. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Yeah. Oh, it's Jen, saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic. So what should I wear tonight? A condom. Oh, haha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Yep. Mm-hmm. Always true to himself. Già lo saprà. Beh, vita di adolescenti, direi. Comunque sì, questo Life is Strange è stato... Man, we need to find a couch for your yard one day. È stato targato Peggy 18, ragazzi. Ooh, careful. Quindi saranno last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Adulti. Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you wanna hit or not? Ah, bene, iniziamo bene. E a questo punto direi rifiuta. Il fumo fa male, ragazzi. Nah, maybe at the party. Ah, track okay. Stars aren't supposed to smoke, you know? Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Perché? Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa! What the hell are don't you doing? Don't move! You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. Hey. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Bene. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D-O... Oh, stop. You're out of room, punk. Cosa dovrebbe essere quel disegno, effettivamente? Ma che bel disegno! Whoa, good drawing, Lila. Daniel's teacher would be proud of you. Ha! The pretentious artist has spoken! Don't fall asleep before me tonight, or you might see more of my skills. You wish. These fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much. If I move somewhere else. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? Perché è in spagnolo, non è possibile. Direi saremo sempre amici, ma sì, sono cose ragazzi che si dicono da adolescenti, yeah, man. Friends forever. Yeah, but... What happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. We're freaking sì. Fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Ma io non ci credo molto okay, sta cosa, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight.
Skype me later when you're ready. Okay. Hugs. Talk to you soon. Perché c'è già essendo un po' più grande, avendo vissuto certe cose, mi rendo conto che le promesse Hello, che ci si Friday fa night. Quando si è così giovani non sempre vengono mantenute, ma non perché uno non voglia, ma per forza di cose, capite che vi voglio dire? Ah, stanno ridendo, pensavo stessero piangendo. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Ciao, papi. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. Mm. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go, get ready for a party and stuff. So... Well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn it, Your Honor. Oh, shit. Hey, he swore. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week, or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge, the verdict, please. Penso che lo darò al padre, ragazzi, perché se ha detto che il fratellino, che Daniel le mangia tipo 10 confezioni a settimana, lui appunto lavora come uno schiavo, non ne mangia mai manco una, mi sembra giusto da dare la barretta a lui. Quindi vince il signor Diaz. Daniel was guilty of being a brat. So the Choco Crisp goes to Diaz. What? No way. Sì. You're a cheat. Nope. I'm the law. Your Honor, I can't let you punish an innocent man. So? Oh, yeah. No. Yeah, I hope you confess. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together, like you always do. I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. Beh, direi che siamo appena entrati, ragazzi, okay. In game. Let's get this party list started. Perfetto. Allora, direi che la casa è veramente bellissima ed è fatta bene. Dal punto di vista grafico sicuramente c'è stato un miglioramento, ragazzi, questo non si può negare. Direi di guardare tutto quello che possiamo guardare. Scarpe ginnastica. Though he's way too chatty. Mi dispiace già solo sapere che purtroppo tutto questo finirà presto. Lettera di lamentela, what? That's right, che pendejo. Che dice? Il suo vicino, il vicino, quello stronzo a quanto pare. Vabbè, guardiamo un po' pure lo zaino. Better pack for the party. Mm-hmm. Oh mio Dio, wow, cos'è sta cosa? Che figata. Bigliettino di Jen, mi ha dato una mano qualche settimana fa, è davvero fantastica. Ok, se dovessi avere bisogno di aiuto per matematica, questo cos'è? Accendino di papà, adoro questo vecchio accendino di papà, però non gli piacerebbe sapere il motivo per cui lo porto sempre con me. Questa volta cercherò di non perderlo, non come all'ultima festa. A 3 euro, 3 dollari e 20 a disposizione. La carta di identità, una foto del papà, la radice che assomiglio molto a papà, lo prenderò come un complimento. E dopo, mamma mia quante cose, bottiglia d'acqua, chiave per skateboard, auricolari, una chiavetta USB, non ricorda nemmeno cosa c'è su, chiavi di casa, che figata sta cosa ragazzi, mi piace un sacco, anche perché i dettagli sono fatti proprio bene. Solo un altro anno, poi niente più matematica. Astuccio, volantino contro il bullismo, libro fantasy e
una verifica non è andata molto bene, effettivamente. Allora, cerca degli snack, trova da bere per la festa, chiedi dei soldi a papà e trova una coperta. Perfetto, papi. Ah, qua abbiamo pure il telefono a disposizione. E qui abbiamo un diario. Ah, perché Sean è un artista a quanto pare. Minchia che figata, l'album, insomma il diario, gliel'ha regalato il padre, ragazzi. Ed è meraviglioso, guardate che belli sti disegni. Veramente fantastico. Va bene, allora, nello zaino abbiamo tutta quella roba meravigliosa, oserei dire. Il caminetto, cosa ci dice? What if Jen came over? We can build a fire and... Davanti al camino, ormai c'è... C'è il pensiero fisso, ragazzi, vabbè, giustamente è un adolescente, figuratevi se I could just stay home and binge Top Gear with Dad and Daniel, but not tonight. No, 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 non questa sera. Playbox. I don't know who plays playbox. More. Daniel or Dad? Le cuffie da gaming? No. Le cuffie da gaming. Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with Noah. Ha nominato Minecraft nel gioco, ragazzi. Gli avranno pagato. Jeez, how old is this? We've had it since Perché I was ancora 10. Qui? Ah, però sì, era a fine ottobre, se non sbaglio. Aspetta. Cappellino. Man, is there any more boring sport than baseball? Ah, beh, strano per essere un americano. But you do you, Dad. Finestra. Can't wait for the rain. Makes me feel like drawing. Ti piace la pioggia? Beato te, a me mi mette una depressione. Cosa abbiamo qua sopra? Ammazza che schifo, però potreste pure pulire, eh? Dad hates sushi. But he orders it anyway for us. Oh, ma cosa non fanno i genitori per i figli, ragazzi? I'm not that into cars, but these are pretty bitching. Autosportive degli anni 60, interessante. Allora, qua credo di aver analizzato tutto, tranne il divano. Che cosa di... Ah, per sedermi. A sto punto potevo evitare, insomma, però fa niente. If things go well, should I bring Jen back here? Non lo so. Maybe Dad won't like her, or she won't like him. Or worse, she could get along with Dad. La cosa peggiore, assolutamente. Bello che comunque ovviamente questi momenti qua, ragazzi, portano il personaggio a pensare a varie cose. Ci siamo appena resi conto di nuovo di che pensieri possa avere un adolescente, ragazzi. Ovviamente c'è pensieri della sua età, mi pare ovvio. Allora, quindi dobbiamo trovare delle cose da sgranocchiare. Beverone di detox. Dad tries so hard to get on a healthy diet. Ah, bene. I can't wait for him to be on Instagram. Real funny, Dad. Drug money. No, dai. La lavagna. Meet the Diaz. Organization experts. Sì, proprio per voi le faccende settimanali, ma figurati. Non le fanno manco se li paghi. Questo What cos'è? The? Is Dad baking something? Sciroppo di mais. I piatti e mazza che schifo. Sta casa è in condizioni assolutamente deplorevoli, oserei dire. Apriamo l'armadietto, vediamo se c'è qualcosa di quello che stiamo cercando. Oh, allora, prendiamo i biscotti. You're coming with me. Ok, dove li metti? I biscotti. Vabbè, niente. Premi per aprire e chiudere il tuo inventario. Ah, ok, che figata, bello. Dopodiché dolcetti di Halloween. Dad is like a big kid. He gets so hyped for Halloween. Sì, ma c'è un... No, ragazzi, c'è un triangolo tipo di pericolo. Ah, dobbiamo scegliere o i biscotti o le patatine. Una delle due cose. Allora prendo le patatine a sto punto, scusa. Maybe this is better. Beh, direi di sì. Più adatto, va bene. Direi che possiamo chiudere. Cross that off the list. Sì, food down, drinks to go. Qua c'è una ricetta di cosa? Yo, Dad's secret recipe fucking rules actually. Cos'è? Pasta quando papà non c'è. Farfalle, parmigiano, pomodorini, olio d'oliva, sale grosso e pepe macinato. Mica molto difficile. Vabbè, però semplice, insomma, se si devono cucinare da soli. Daniel kept saying, I'm freezing! But we couldn't get him off the skis. Bene, possiamo aprire tranquillamente il frigorifero, come se nulla fosse. Cosa abbiamo? Bibite o birra? Impasto per biscotti. Man,
Daniel could live off this crap. Bene, direi che prenderemo, ragazzi, la birra, visto che that'll do. Sulla lista ci avevamo scritto alcolici. Ok, direi che può andare bene così, non c'è altro. Cioè, potrei scambiarlo con le bibite, però sapete com'è. Un adolescente vuole far figo, insomma, se porta le bibite poi lo prendono tutti allegramente per le chiappe, quindi... Attestato di qualifica. Mi è arrivato so un messaggio, proud to get cos'è? Oh. He should be. Attestato dell'istituto di meccanica di Seattle. E bravo, nuovo messaggio. Ok, sì, con Select, ragazzi, si apre lo zaino. Vediamo un po', pronto per la festa? Ancora no, rispondimi e ci porto quel figo di tuo papà. Non possiamo, questa sarebbe stata una cosa figa, ragazzi, poter interagire in qualche modo. Ovviamente non dico di scrivere messaggi totalmente casuali, ma magari con frasi preimpostate o roba del genere, però vabbè, poco importa. Vediamo. At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Dad. Che altro c'è qua? Una fattura. Vediamo un po'. Damn, the guy never stops working. Minchia, gli devono $2,624. Ammazza. Oh, vabbè. Allora, qua cosa c'è? Una cartolina. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Puerto Lobos. Allora, qua non possiamo aprire. Qua non possiamo interagire più con niente. Per cui, se non sbaglio, l'ultima cosa che ci rimane da fare, ragazzi, è chiedere i soldi a papà. Allora, in che condizioni è il bagno? Ci I'm sta broke, so I bet. Sì, well, sì, lo so che devi it's chiedere. Not my turn to do the laundry. Ah, perfetto. Sarebbe stato figo farla. Vabbè, fa niente. Come provo il discorso? Ma che veramente? Sono cose che gli adolescenti fanno, effettivamente. Hey, Jen. What's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my god, stop. Oh. No. Hey, you wanna share my blanket? No. Hey, Jen. Non è il miglior modo per approcciarsi a una ragazza. Hang out sometime? Già meglio. Not bad. Infatti. Remember, don't be too thirsty. Esatto, gli spazzolini. Daniel better not use my toothbrush again. Va bene, allora andiamo da Paparino, ragazzi, per chiedergli dei soldini. È andato di sotto, se non sbaglio. Forse qua sotto avrà. Perché deve essere tutto così buio? Dico. All right, Dad. Where do you put the blankets? Ma che ah, pure le coperte, ok, dobbiamo prendere anche delle coperte, è vero, le avevo dimenticate. Eccolo là, allora vediamo un attimino poi pure le altre cose, ragazzi. How long is he gonna keep all this shit? Non credo, figurati, se le tiene ancora Daniel lì. Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry, baby Jesus. Roba da sci. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. E la coperta, eccola qua. Thank God I don't have to take one of Daniel's. Prendila. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Ma figurati, sarà qua in garage, non credo proprio che gli faccia qualche differenza, per cui diamo un po' le biciclette. Dad should just sell that other bike. Quell'altra bici. Di che staresti parlando, Sean? Non lo so. Spegniamo pure la luce, ragazzi. Entriamo in officina perché mi sa che non ci resta. Sì, sì. Sì. Yeah. Yeah. Don't get too excited, kid. You're making me nervous. Ok, che figata, ragazzi. Since you're creeping around up there, can you pass me the wrench in the top red drawer over there? Quel mobile rosso. Can do. Figa sta cosa che si può scegliere l'elemento di un dialogo mentre si è ancora in game, ragazzi. È fighissimo. Mi si ha un tempo limitato ovviamente per rispondere. Ok, apriamo pure il cassetto. There's no wrench here. Shoot, must be somewhere else then. Ok. Take a look around. Te la cerco io, eccola qua. Non è questa, no. It's a 60mm reversible flex wrench. Jeez. È questa qua? That was definitely my plan for tonight. So, yeah. Sarà questo? Hold on. Aveva detto 16, vero? Sam came by the garage today. 16. Told me to tell you hi for him. Oh. How's his leg? Well, you know, old fossils like us don't heal the way you do. Remind me never to get old. Hey, it beats the alternative. Mi sa che non è nemmeno questa. Quale diavolo è questa? Non credo. Forse mi sto sbagliando, ragazzi.
Aspettate un attimo. Ah, ce ne sono anche altre qua. Non credo proprio che sia questa. È questa qua, ditemi di sì, vi prego. È che mi sono persa. Ah, Hey, dovrebbe son. essere questa. Where's my wrench? Sì, ecco. Un secondo. Hold your horses. I'm on it. Ce l'ho, Well, bring ce it to me when you got it. l'ho. Eccola, papi. Is that it? Hey, yes! Ah, meno That's the male. one. That was quick. L'unica So informazione you che ho did learn registrato era something from your old man 16 mm. after all. Yeah. All right, just let me tighten this. So, finally decided to come and join your old man under the hood, huh? No. Yeah, sure. I know it's not your thing, but you gotta learn a trade. Art, athletics, engineering. I don't care. As long as you put your heart into it. Ci sto provando. I'm trying. I just don't know what direction to go. You're Beh, only 16 years normalissimo, old. You've infatti. got time to figure it out. Trust me, it took me a while too. And you happy with it? I mean, your job, living here? Of course I am. We're doing great. Maybe one day when I retire, I'll go back to Mexico, to Puerto Lobos. But until then. Ugh, I've heard this one before. I don't even know why I'm fixing you a sweet car for graduation. Davvero? Pazzesca. Ugh, come on. It's wicked. I'm just not used to driving. You better get used to it, or you'll be taking your date to prom on the number 30 bus. Like I'm going on tons of dates. Not when Daniel's cock-blocking me the whole time. He's 9. He doesn't even know what cock blocking is. He looks up to you, Jean. Try and help him. It's what family is for. Things Hai are kind of ragione. scary out there in this country right now. Yeah. Oh, by the way. Ha! Mi I was daresti wondering dei how long it'd soldi? take. Già lo You need sapevo. money for the party tonight, right? Shh. Già. Just be honest with me. No bullshit. Sì, Are è you using this vero. money to buy alcohol? Weed? Sto punto tanto vale essere sinceri, ragazzi. Guarda, i genitori raramente li puoi fregare. Quindi già lo sa. È solo che vuole una conferma, vuole vedere se posso essere sincero o meno. Per cui io direi sì, probabile. I mean, yeah, probably. But we'll be partying at a house and nobody's driving home. I swear. Well, everybody's got to get home somehow. But yeah, you and Lila better not get in any car with somebody who can't walk straight. Holy shit, 40 bucks? Really? Yeah, why not? Minchia. You did a good job on the law. Plus, I appreciate that you didn't lie to Ecco, me. vedete? Thanks, Dad. La sincerità di solito ripaga sempre, Just ragazzi. be careful. That's all I'm asking for, okay? I Ok, know what va. kind of crazy shit kids can get into. Andava a molte feste, era giovane. Beh, di When you were sicuro, my age, figurati. did you party a lot? Sorry. What happens in Mexico stays in Mexico. Now get out of here before I change my mind about that cash. And keep an eye on Daniel while you're home. Would you? All right. D'accordo. Thanks, Dad. Hey. Not so fast, Shawnee boy. Don't you think your papito deserves a hug? Ok. Ugh. Dai. Okay, have fun, but Oh. not too much. I won't. Promise. Bye. Love ya. I love you too, hijo. I bet Dad had a pretty wild teenagehood, even though he won't tell. Ho un brutto presentimento, ragazzi. Looks like I got everything. Dad is actually kind of a secret geek. Un gran Maybe a nerdone. Il chupacabras dello spazio, addirittura. Sto poster qua. Dad used to go see them all the time. Can old people be cool? Beh, certo che possono, non capisco. Libro cos'è? Yeah. I tried to read that. Snooze. Dad loves all that political crap. C'è una foto qua, aspettate. Running the garage was Dad's dream. I'm proud of him. Honestly.
Quindi sì, prima lavorava con qualcuno o sotto qualcuno perlomeno, per cui... Aspettate un secondo, ragazzi, non mi voglio perdere niente. Quadro religioso? Dad's had this forever. I'm glad he doesn't make us go to church. E questa? The saw almost took my thumb off once. Minchia, bella esperienza, oserei dire. Va bene, direi di tornare di sopra. Il murale? Can't believe Dad actually asked me to tag up this wall. Ah, bello, l'ha fatto lui, ma che figata. Well, of course. He asked Daniel too. Ovviamente. Siete fratelli, scusami, eh. Non condividete queste cose insieme adesso. Va bene, allora, qua abbiamo guardato tutto quello che si poteva guardare, per cui... Ok, gotta go back to the living room. And load the backpack. Ah, ok, perfetto. Adesso che abbiamo tutto, sì, effettivamente è vero, possiamo preparare lo zaino. Eccolo qua. Perfetto. Metti tutto dentro, anche se non ho la minima idea di dove tu abbia tenuto tutte quelle cose fino ad adesso, ma fa niente. Tranzollo. Perfetto, ci siamo. Finally ready to go. Meraviglioso. Time to Skype Lila on my laptop. Ah, perfetto. Quindi non so se andare da nostro fratello effettivamente prima, ragazzi. Direi che è il caso. Apriamo. Si è chiuso a chiave. Ma che davvero? Oh. Dude, come on, open up. Why? Because. Okay, okay. Dai, non puoi chiuderti dentro, eh. What are you doing in there, Dr. Frankenstein? You gave my Choco Crisp to Dad. So what? He gave it back. Daddy. Dude, you're so spoiled. What's with the sisters? You'll see, but not now. So don't come in. Devo chiamare il 911. Oh, man. Damn, sounds pretty serious. Should I call an ambulance now before it's too late? Maybe. Ah, sì? Oh, Gesù. All I can say non is preoccupare. Watch out for my costume in 3 days. Ah. This Halloween is gonna be awesome. Are you going to the party tonight at Eric's house? Will Lila be there? Yes, 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 and no. You can't go. Teenagers only. I bet Lila would let me go. She's way nicer to me than you. Did she ask about me? Ma scherzi? Vuole sposarti? Yes. She wants to marry. Shut up! Aunt, I don't even care if I can't go. Ah. Because I have secret stuff to do. Bene. Alone. Meglio, meglio, però non ti chiudere lì. Vabbè. Perfetto. Ma che cazzo? Ecco, si è richiuso dentro. Apposta. Daniel's always up to something. Direi che wonder what's next. Ma cos'è questa? La discarica, Gesù santo. Aspetta, allora, questo. How many times have I watched it? Not enough. Harv mi ha mandato un messaggio. Io e Diaz mi hanno detto che vuoi farti la Murphy. Andateci piano con i termini, però, eh. Asshole. Ok, possiamo anche. Time to get in the mood for tonight. Poi probabilmente riproducendo musica riprodurremo uno di quei brani coperti da licenza, non lo so. Infatti non sento niente, ragazzi. That would be sick to just go tag the world. That would cut my arm off if I got a tat like that. But when I turn 18. Sì, certo, certo. Appena fai 18 anni diventi assolutamente trasgri. I really like that one. Micchia che figo. I don't totally suck. Il ragazzino ha talento davvero. Talento da vendere. Razzo spaziale. Thanks, Daniel. I'll treasure this gift always. Dai, è bellissimo. È bello il pensiero comunque. Se li ti disegna direi di no. I'll never make varsity at this rate. E questa foto? Told them not to take a picture of me after the race. I look like a sweaty pig. Vabbè, oh. L'importante è il ricordo, direi, no? Skateboard? I should practice instead of putting it up here. Questo but it looks pretty rad. Dipende solo da te, caro amico. Sta rivista cos'è? I think I know what to ask for Christmas. Real gamer. Certo, allora. Comodino. Possiamo aprirlo. C'è il giocattolo. Oh. Hi, Gunther. Sorry.
E il libro possiamo spostarlo perché cellulare. Sono pure i condom, ragazzi. Aspettate un attimo. Dad wants me to keep this junk as backup. I preservativi. Right. We got these for free during sex ed last year. Direi di prenderne uno, no? Nel dubbio. Not sure Daniel is ready to be an uncle yet. Già. Ah, non è solo questione, Got these ho sbagliato. Sex ed last year. Ho premuto di nuovo. Ok, locandina concerto. Lila was belting out so hard during that show. She lost her voice for a week. Ok, qua cos'altro abbiamo? Vediamo un po' le foto, ragazzi, perché le foto sono importanti. We almost got caught by a crazy old dude, but it was such a blast. Gli adolescenti devono fare per forza cose trasgressive. This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Bene, nelle foto sono racchiusi i ricordi, ragazzi, quindi è importante. Man, I so don't want to work this weekend. Ok, già il suo lavoretto, proprio una cosa tipica americana, ragazzi. Very funny, Lila. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Bene, armadietto, possiamo aprirlo. Cosa c'è qua? Bong. Ah, per fumare. Eric got us some purple last month. It was fucking insane. Prendiamolo, ragazzi, anche se io ve lo Lila dico, provides the weed tonight. Io non sono assolutamente d'accordo sulla questione erba, assolutamente. My first hangover. Dad laughed at me so hard when I came back home. Vabbè, direi che non c'è altro da vedere, quindi possiamo tranquillamente chiuderlo. Che altro? Direi di usare già il portatile, ragazzi. Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Okay. Don't be a stalker, Sean. Invece. Man, this is taking forever. Do they want me to pay for it? Beh, direi di sì. Oh my god. The internet was a mistake. Ma perché? Vabbè, direi di chiamare Lila direttamente e toglierci sto pensiero. Oh, lover boy. Ciao. Just give me a minute. Che devi Gee, fare? Where did I put the... hold on. Okay, hi. Did you get everything on your hand list? It's all in my backpack, yeah. Dad hooked me up with some cash, so we're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Ooh la la. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Play it cool, talk about the gig last week, get to know her tastes. Oh my god. You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. Perfetta. Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Oh. Just be yourself. That's why she's into you. Sean! Okay. I'm done, look! I made zombie blood. It's, corn syrup and food coloring. Bene. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, but... I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Hai ragione, scusa. Sorry, sorry. I'll make it up to him. Possiamo fare azioni mentre parliamo, ragazzi. I'm just stressed out about tonight. Please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Oh shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? Davvero? On her wall. Oh, fammi vedere, fammi vedere. It might get your attention. Vediamo. Abbiamo visto, ragazzi, che Daniel her è uscito hair. Di casa. Whoa, indeed. I told you she was super into you, man. What's her profile picture got to do with me? Huh, you will see. Che sta succedendo? Io direi di mettere un cuoricino, ma sì, dai. I see you, Sean. Should we set the wedding date now? Ma dai. Hey,
Come on. It's just a heart. Là fuori, oh. I like her hair, okay? No big deal. Sure. Che sta succedendo? Hold on, okay? Oh no. Something's going on outside. What do you mean? Hey. Succede un disastro, ragazzi. Look at my shirt, asshole. What's the big deal? It's Halloween. Oh, mollalo. Never touch my brother. You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt. Look. I told you, it was an accident. You better leave us alone. Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies. You think you own the block? Ma che dici? Usa L per selezionare un'opzione. No, dubita di Daniel col cavolo. Ah, ok. Devo tenere premuta la levetta. Tenere spostata la levetta, ragazzi, e sulla scelta che voglio, e A per confermarla. Ok. Dude, step back. He didn't mean it. He's a fucking kid. He's a fucking retard. What? Oh. What did you just say? You heard me, bitch. Don't ever touch him again. Or what? You gonna get your daddy? Hey, asshole. I don't need him to protect me from you. Oh. You wanna go? Oh. Oh yeah, motherfucker? Then go back to your own country. Oh! Whoa! Sean, you hit him! Get inside now! Sean! You're dead meat, bitch! Merda, merda! You and your whole fucking family are going to jail! Losers! What's going on? Fuck me! Daniel, get over here! Sean! Is he hurt? Okay! Okay, step away! Now! Calm down, officer! Shut up! And step back! Oddio, ragazzi. On the ground! Now! Oh. Hey, wait! Oh, abbassala! This guy was beating up my little brother! Now! Hands behind your head! Sean! This is fucking bullshit! Oh no. Sean, what's happening? On the ground! Oh! We didn't do Sean, anything! Sean, be quiet. I swear! Officer, I'm sorry, Dad. Daddy! Be quiet! I wanna go home! They're good kids, officer. Don't move! I'm sure they didn't do I anything. I said don't move! Stop this. We didn't Daniel, do anything! It's gonna be all right. On the ground! No! Scegli con cautela. Le tue azioni avranno effetto su te e su tuo fratello, ragazzi. Allora, non mi aspettavo minimamente
che il padre venisse ucciso, sinceramente parlando. Cioè, pensavo che sarebbe successo il casino e che loro, insomma, sarebbero scappati via senza dire niente al padre. Cosa che effettivamente sarebbe stata un po' assurda, perché con quel casino eccetera il padre se ne sarebbe accorto. Quindi cioè non mi aspettavo minimamente la morte del padre, e sapete benissimo quanto io sia sensibile sulla questione genitori. Quindi mamma mia, incominciamo proprio alla grandissima, ragazzi, già il primo episodio. Porca miseria. Vabbè, io direi che quest'oggi possiamo interrompere qui. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Ubdosh a tutti, ragazzi. Ciao. Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao.